Anita Franklin, il nostro Pinfusco, lo salutiamo. Ciao, lui Pino. E la sua capacità di distruggere i nomi di tutto il mondo. Anita anche Franklin, Lella Fitzgerald, Gerard Depardieu. Pallina. Aspetta, ce n'erano anche degli italiani completamente distrutti. Quante da Pino, che ridere. Non le dimenticheremo mai. Mai ste robe fatte in tour. Eravamo io nei viaggi. Gerard Depardieu, Lella Fitzgerald, Anita Frank. Ed eravamo lì mentre suonavamo la mandola con i nostri gilletti. I gilletti e ci appoggiavamo al guardrail. Che rima da quante. A un certo punto iniziamo anche ad appuntarcele. Non ti arrabbiare, Pino, ma era tutto bonario e che a ridere forte. Va bene, sì. E visto che ormai il panzerotto è arrivato sotto la pianta del piede, ma a me sarebbe venuto un certo languorino, non è vero? E io ne sforno subito una. Ma che si mangia? Oggi andiamo con tagliolini ai fiori di zucca. Buoni. Ma comprate le zucchine, quelle fresche, se attaccate il fiore, non lo buttate, perché molti secondo me lo buttano proprio perché non hanno la pazienza. Buoni. E fate questa ricetta. Allora, 280 grammi di tagliolini, fiori di zucca, 80 grammi di guanciale e pecorino a sentimento. È semplice. Molto semplice. Allora, tagliate le listarelle e il guanciale e fatelo andare a fiamma bassa nel suo stesso grasso, capito? Come a noi, come noi gozzovigliamo nel nostro come stesso grasso. Come il corpo che si cucina alla sua stessa. Una volta croccante, scolarne la metà e metterlo da parte. Aggiungete nel grasso del guanciale un mestolo d'acqua e saltate i tagliolini al dente, unendo a 2 minuti alla fine i fiori precedentemente puliti. A fiamma spenta mantecate con pecorino. Io dico se di me, ma io metto proprio, io consumo le buste proprio assai di pecorino. Beh, è buono o di grana. Impiattate con tutta la crema, altro pecorino e il guanciale croccante messo da parte. Dopodiché vostro marito prenderà la forchetta, arrotolerà il tagliolino, lo porterà alla bocca e vi dirà: dabba dabba du! Ma pezzone, che pezzone! È venuto a farci un salutino Antonio Campagna. Antonio Campagna, che ieri ha disertato i panzerotti, però noi li abbiamo mangiati anche per lui. Sì, non importa, tranquillo, non ha avanzato nulla. Da queste parti non si butta niente. No, dobbiamo mantenere una certa fisicità, e vogliamo mantenere le nostre taglie, va bene? Le nostre taglie comode, giusto? Molto comode, stanno diventando molto comode le nostre taglie. Stanno diventando comodissime, come un divano cucito a mano. Io oggi sto facendo rime, ma di brutto. Ma bro, che ti stai malando? Che cosa è successo? No, è che non sto molto connessa perché vorrei tanto dormire, ma proprio dormire dormire, ma non si può perché abbiamo degli impegni. Noi donne impegnate, siamo donne impegnate. Noi adesso faremo delle prove. Le prove adesso. Solitamente le prove si fanno ai meloni, però noi facciamo le prove con i fogli davanti. E le nostre rotondità ricordano abbastanza i cocomeroni, no? Buona, bella fetta di anguria fresca, bella a sputare i nozzi così per te. Che bello fare quando ero piccina. Bellissimo. Facevo finta di essere una mitragliatrice con i nocciolini, mi divertivo un sacco. Poi quando miravo un punto preciso, No, parlo del terreno. Dopo un po' di tempo mi è sbucato il cocomerino. No. Era bello. Io non ho mai pensato, diciamo, alla procreazione, sputando con la procreazione dell'altra anguria. E invece no, capito? Io non l'avevo manco piantato, lo sputai semplicemente. Mm-hmm. Quindi grandi quantità di saliva, terreno e nocciolino, e sbucò questo bellissimo cocomerino. Un'altra rima. E sei più scemo di prima. Esatto. Viva. Aspetta il polpo marziano, sì. Quello verde. Senti, allora, ma perché si dà la botta al melone? Per qual è la prova del melone? Si fa così per sentire. Cosa? Ma perché si fa la botta al melone? Per vedere se danno le botte al melone? Perché a seconda del rumore capisci se può essere buono, se può essere dolce. Vabbè, secondo me è una scusa per le persone violente. No, vabbè, io lo faccio anche, però siccome non capisco niente, credo sempre che quando lo trovo, questo può andare. Poi, insomma, sopporghiate certe angurie, no.
avete presente i caroselli? Beh, di quello sapevano, tant'è vero che sono finiti nell'immondizia, quindi no, io non sono brava. Vado a colore, a simpatia, a dimensione, cioè, un po' vabbè, come nella mia vita della privata buccia, ma con l'interno vabbè, l'avete capita solamente voi, io neanche l'ho sentita, dire il vero, perché non hai prestato attenzione, ma in realtà era tutto un riempitivo il mio, perché stiamo spaccando il minuto in quanto anche per oggi, meno male solo il minuto stiamo spaccando, okay. No, volendo anche altro, ma noi ci atteniamo al minuto. Eccoci qua, è finita la trasmissione, purtroppo. Vi ricordiamo che noi comunque domani torniamo ed è una promessa, non è una minaccia. Secondo abbiamo me un po' anche un una sorto minaccia, di ospite, sì, però il dad, perché ha da fare, non può venire in studio e quindi e va quindi bene, non però potrete, non potremo, non potrà deliziarvi dei suoi muscolacci di e della guerra tatuaggi, che c'ha in testa. Siamo in guerra con lui stesso, sì, praticamente. Sì, è fantastico. Va bene, ma noi ricordiamo che? Noi ricordiamo che? Noi ce la vediamo! Noi ce la sentiamo! E voi! A domani! Ciao Tony! Buon giovedì! Ciao!